salve, come sta? Nel giorno più critico per il Partito Democratico, impegnato nella direzione, siamo andati a trovare Luciana Castellina, fondatrice del Manifesto, femminista e voce storica della sinistra. Fu l'annuncio di Occhetto dello scioglimento del PC, della mozione che era contro. C'è Pietro Ingrao, Tortorella, questa sono io, Magri, Natta. Bisognerebbe cominciare a dire che la sinistra non è più il PD, ma non è un'accusa. Loro stessi lo dicono che sono centrosinistra, cercano di fare delle alleanze con Calenda, però questo non vuol dire che non ci sia una crisi della sinistra, crisi del sistema capitalista, e quindi quando c'è questi momenti di disagio e di disorientamento o si fa una politica di sinistra o se no c'è il populismo di destra che arriva e dice date tutto il potere a noi che così togliamo di mezzo le chiacchiere del Parlamento e tutto sarà risolto rapidamente. Adesso vedremo. Cosa dovrebbe fare il Partito Democratico per risollevarsi, secondo lei? Per ritornare a vivere nella società. La politica non si fa chiusi dentro il Parlamento, si fa se si sta fra la gente, se la gente diventa, i cittadini diventano soggetto della politica. La Presidente Cuppi ha detto che il Partito Democratico è un partito maschilista. Il rinnovamento passa per la questione femminile? Questa è una dimostrazione di quanto è diventato sciocco il dibattito nel Partito Democratico, perché pensare che la questione di genere consiste nel fatto che le donne facciano primo ministro, la questione delle donne è tutt'altra. La Meloni ha nel suo programma delle cose contro le donne evidenti. Il centrodestra è al potere. Come la vede questo passaggio? Io non credo che la Meloni farà una politica molto diversa da quella di Draghi, perché tanto non la decideva né Draghi né la Meloni, ma la decidevano i grandi gruppi a livello del mercato globale. Grave invece è, come dire, della Meloni, che è certo diversa da Draghi, è appunto una concezione della democrazia, che la democrazia è un'inutile, superflua perdita di tempo, e questo è effettivamente pericoloso.